un'interpellanza che segue una visita ispettiva del 19 di gennaio e che ci porta oggi ad illustrare tante criticità che ci sono nel San Massimo di Penne, ma anche tante delibere che sono state nel frattempo pubblicate dalla ASL di Pescara. Dal 21 di gennaio al 27 addirittura 9 delibere che vengono incontro ad alcune delle criticità che sono state rilevate in quella visita ispettiva, in quella interpellanza, e che naturalmente ci rendono felici, perché significa che il nostro metodo di lavoro approfondito, costruttivo, che studia le carte, porta dei risultati, in questo caso per la sanità vestina, per tutta quella comunità, ma anche per la comunità pescarese. Ho avuto modo anche di interloquire con il primario di radiologia, che in questi giorni ha pubblicato tanti di quegli atti che risolvono quasi integralmente i problemi di quel reparto. Ho avuto modo di parlare ieri anche con il dottor Parruti, che è il primario di medicina, per tanti problemi di medicina che riguardano appunto il San Massimo di Penne. E tanto è vero che già dalla prossima settimana arriverà il primo medico di medicina e poi via via tutti quanti gli altri. Questo ci dice che se si lavora si ottengono dei risultati, ma che nello stesso tempo non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Abbiamo voluto presentare questa interpellanza sulla esatta funzionalità dell'ospedale San Massimo, cioè sulle deficienze di organico e sulla mancanza di organizzazione. Ne è un esempio quello che succede al pronto soccorso, dove appunto persone che dovrebbero essere ricoverate in medicina per carenza di posti vengono spediti nel reparto di chirurgia. Ieri inoltre, qualche giorno fa, è stato pubblicato anche il bando per il nuovo direttore di medicina, si aspettava ormai da 2 anni, dobbiamo dire che insomma siamo abbastanza fiduciosi che anche gli altri problemi verranno affrontati. Se così non sarà, troveranno naturalmente l'opposizione costruttiva ma anche attenta del Partito Democratico a fare in modo che anche questi risultati possano essere portati a casa.